Benvenuti a tutti. Ho news riguardo Terminator 5. State lì, Sì. È sua quella? Sì. È la sì. sua Jaguar? Sì. Lei quanto guadagna? Non lo so. $72,000 l'altro mese. Se mi fa vedere una busta paga di $72,000, mi licenzio e lavoro per lei. Ah, pronto, mi licenzio. Vado a lavorare in borsa. Mi chiamo Jordan Belfort. Alla tenera età di 22 anni mi sono diretto nell'unico posto adatto alle mie nobili ambizioni. Regola numero uno, prendere i soldi dalle tasche del tuo cliente e metterli nelle tue. Ma se ne fai entrare un po' anche nelle tasche del tuo cliente è meglio per tutti, giusto? No. Ho aperto la mia prima società in un'auto officina abbandonata. Miriamo all'1% degli americani, i più ricchi. Io amo tre cose, amo il mio paese, amo Gesù Cristo e amo far arricchire la gente, pronto? Ma dovevo modellarli a mia immagine e somiglianza. Qui c'è scritto come insegnerò a tutti voi a diventare i numeri uno. La nostra è la più grande società del mondo! Stavo diventando una leggenda. Non sei sposato? Sì, ma uno sposato non può avere delle amiche. Noi non saremo amici. Guadagnavo talmente tanti soldi che non sapevo dove metterli. $26,000 per una cena! Papà, non siamo più poveri. Digli dei contorni. Ma c'erano che contorni dei contorni. Che... Guarivano il cancro? Sì, guarivano il cancro. Questo è il problema. Per questo costavano così tanto. $22 milioni in 3 ore! Ma ecco il punto. Tutto questo era legale. Dove sono i soldi? Wow! Assolutamente no. Alle fotografie di tutto il tuo cerchio magico. Andiamo male. Non è niente. Le mie tempie. Non è niente. Questo è il paese delle opportunità. Hai appena tentato di corrompere un agente federale. No. Questa è l'America. Questa è casa mia. Sei solo un poveretto. Sarei io il poveretto? Lo spettacolo continua. Devono mandare la Guardia Nazionale per farmi sloggiare! Perché io da qui non me ne vado! Non lavoriamo per te, bello. Hai i miei soldi appiccicati sul culo, tecnicamente lavori per me. Sarah Connor avrà il volto di... Emilia Clarke. Nota al grande pubblico per la serie TV Il Trono di Spade, cioè Game of Thrones in versione originale, che ha superato la diretta rivale per il ruolo Brie Larson. Ebbene sì. Emilia Clarke tornerà quindi a lavorare con il regista Alan Taylor, che ricordiamo per Thor e The Dark World, che l'aveva diretta proprio in Game of Thrones. Terminator 5, che avrà il titolo questa volta di Terminator Genesis, sarà la continuazione della saga cinematografica iniziata col film omonimo di James Cameron nell'84. Si tratterà di un reboot della storia originale e dovrebbe vedere nel cast, oltre a Emilia Clarke, anche l'attore australiano Jason Clarke, ma non è... non sono fratelli? No, non sono fratelli, no. Nei panni di John Connor. No, non sono fratelli. Il film vedrà il ritorno naturalmente di... Beh, Arnold Schwarzenegger, nel ruolo che l'ha consacrato tra le star del cinema mondiale. Terminator Genesis uscirà nelle sale il 1 luglio 2015. Vi terremo aggiornati, naturalmente. Questa era la notizia di oggi. Ricordatevi di visitare il nostro nuovo sito, filmisnow.com. E noi ci vediamo al prossimo video.